li ha presi per mano e accompagnati verso il loro nuovo presente, perché il futuro si spera possa essere ancora nel paese d'origine, dal quale sono stati costretti a fuggire a causa della guerra, l'Ucraina. La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Santa Croce di Sapri, Paola Migaldi, ha stretto a sé i nuovi alunni e li ha condotti dai compagni che li attendevano nel cortile con bandierine gialle e azzurre. Una calorosa accoglienza segnata da tanta commozione e dal desiderio comune che ritorni la pace in quei paesi martoriati dalle bombe. Per la scuola è stata una giornata educativa, l'occasione per meglio comprendere parole tanto usate a scuola, in chiesa e in politica: accoglienza, integrazione, uguaglianza, pace e no alla guerra. I genitori ucraini mi hanno ringraziata per l'ospitalità, dice la dirigente, invece siamo noi a ringraziare loro. È un grande accrescimento culturale per i nostri bambini. Vale a dire partecipare nelle classi, negli stessi contesti, esperienze di vita diverse. Quindi per noi è una grande, grandissima opportunità di crescita per noi adulti e soprattutto per i bambini. Quindi siamo noi, casomai, che diciamo grazie bimbi ucraini, grazie genitori ucraini. Ai 6 alunni ucraini che hanno fatto ingresso oggi se ne aggiungeranno altri 3 nei prossimi giorni. Intanto il Santa Croce resta attivo anche sul fronte della prevenzione. Mentre accoglieva i bimbi ucraini, dall'altra parte dell'edificio veniva effettuato uno screening gratuito oculistico agli alunni tra i 6 e gli 11 anni nell'ambito della campagna di prevenzione della cecità